due informazioni importanti sui prezzi della pompa di calore. Una bella che ti dirò adesso e una un po' meno bella che ti dirò alla fine del video. Quella bella è che sono calati i prezzi della pompa di calore. Siamo in primavera 2024 ed effettivamente da diversi mesi i costi delle pompe di calore sono calati. Tu dirai effetto del super bonus, è finito il super bonus, quindi calano i prezzi. In parte è vero, anche se dobbiamo considerare nel super bonus tutta la filiera, cioè non solo la pompa di calore ma anche tutto il resto della componentistica nonché anche dell'installazione. Ma c'è da dire che in Europa comunque i prezzi erano aumentati negli scorsi anni, quindi c'è stata una speculazione, e questo è chiaro, e una speculazione che soprattutto è partita dalle materie prime. Una speculazione che adesso si sta attenuando. Ma ora ti chiederai, ma perché la pompa di calore costa di più di una caldaia? Cioè, deve riscaldare casa allo stesso modo di una caldaia, in realtà consumando meno, ma in realtà il costo è molto superiore rispetto a una caldaia. Allora facciamo chiarezza. Una pompa di calore è costituita da tre macrosistemi. C'è una parte idraulica, c'è una parte frigorifera e c'è una parte elettronica. La parte idraulica possiamo metterla molto simile a quella di una caldaia, ovvero c'è uno scambiatore a piastre di diverse dimensioni, ma sempre uno scambiatore a piastre si tratta, dove ci passa l'acqua tecnica che gira nel tuo impianto di riscaldamento, che poi viene utilizzata anche per produrre l'acqua calda sanitaria. E qui sulla parte idraulica non c'è molto da dire. Ma poi c'è tutta la parte frigorifera, un circuito frigorifero complesso con un evaporatore, con un compressore, con una valvola a quattro vie. Se vuoi conoscere nel dettaglio come funziona un circuito frigorifero, vai nel link qui sopra, che ho fatto un video apposito sul circuito frigorifero, e che è molto complesso, con componenti costose. Poi c'è anche tutta una progettazione dietro. Ecco, questo nella caldaia non ce l'abbiamo. Abbiamo poi anche la parte elettronica, che è molto più importante rispetto a quella di una caldaia. Abbiamo molte più schede perché dobbiamo gestire molte più cose, molti più sensori, dobbiamo dare potenza anche a un compressore che consuma energia elettrica, abbiamo un inverter. Ecco, l'insieme di tutte queste cose naturalmente fa parte di un pacchetto elettronico che ha la sua incidenza di costo. Nella caldaia invece abbiamo due macro aree, abbiamo la parte sempre idraulica, quindi la parte dove gira l'acqua, e la parte del bruciatore, dove viene bruciato del gas per riscaldare l'acqua, e la parte poi dei fumi. E ci aggiungiamo poi l'elettronica, e l'elettronica ovviamente molto 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 ridotta rispetto a quella della pompa di calore. Ecco che i costi dei componenti di una e dell'altra soluzione sono completamente diversi, considerando anche il fatto che le caldaie esistono ormai da decenni e anche tutti i costi di ricerca e sviluppo per quei prodotti sono stati ammortizzati anni e anni fa. Ecco il motivo per cui costano di più rispetto alle caldaie. Poi ci sono pompe di calore e pompe di calore. Ci sono pompe di calore professionali. Ti faccio un esempio, guarda questa foto. Ecco, a destra trovi una pompa di calore e a sinistra un'altra. Hanno la stessa potenza, quindi sono state progettate per fare la stessa identica cosa, ma secondo te, perché quella di destra è più grande di quella di sinistra? Beh, c'è un motivo semplice. Abbiamo bisogno di recuperare energia dall'aria e per farlo abbiamo bisogno di dimensioni maggiori rispetto al classico condizionatore. Oltre a questo, ti dà subito l'idea che quella di destra durerà molto nel tempo rispetto a quella di sinistra, perché questo elemento deve stare fuori, alla pioggia, al sole, d'estate, d'inverno, e deve durare 20, 25, 30 anni. Ecco, non sono numeri dati dal caso, ma te lo dico con cognizione di causa, perché i produttori con cui collaboriamo producono pompe di calore da più di 40 anni, quindi sanno quali sono i punti critici delle pompe di calore e quanto possono durare. Alla differenza magari di altre pompe di calore che trovi magari a catalogo da pochi anni in quel marchio, che come possono dire che dureranno 20, 25, 30 anni se hanno iniziato a commercializzarle solo negli ultimi 5 anni? Ecco. Questa è un'informazione importante anche nel momento in cui tu la farai la tua scelta consapevole. E poi l'altra enorme differenza tra una pompa di calore professionale e una no è la consapevolezza di quanto consumerà questa pompa di calore. È la possibilità di predeterminare prima i consumi mensili, mese per mese, di una pompa di calore. Ma perché questo è fondamentale? Perché se stai passando da una caldaia ad una pompa di calore, avrai bisogno di sapere se risparmierai con la pompa di calore e quanto risparmierai. Avrai bisogno di capire questo investimento quanto ti rende. Oppure è una spesa, cioè cambio e poi vabbè, speriamo
che consumi meno, speriamo che funzioni. No, assolutamente no. Se fai un investimento di questo tipo è importante anche avere tutte le informazioni sul consumo. Quindi con questo cosa voglio dirti? Nel momento in cui stai scegliendo la tua pompa di calore, fatti dare i consumi specifici per casa tua, perché altrimenti è un salto nel buio. E ora l'ultima informazione, quella un po' meno bella. Con la direttiva Case Green che sta arrivando dall'Europa, è chiaro che i combustibili fossili hanno vita breve, sempre di più. Premesso che gli obblighi non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, perché la scelta di passare da caldaia a pompa di calore deve essere una scelta libera e consapevole e non obbligata da qualcuno, ma se le pompe di calore avranno un ruolo sempre più importante, aumenterà anche la domanda, e aumentando la domanda aumenteranno anche i prezzi. E questa legge di mercato non la puoi cambiare.